bianca. O almeno così me la ricordavo. In realtà, percorrendo quel tratto di macchina così conosciuto, avevo come la sensazione di attraversare un luogo estraneo. Qui avevo vissuto praticamente tutta l'adolescenza e anche oltre. Al posto di parcheggi abbozzati, brutti negozi e case abbandonate, oggi mi trovavo di fronte a blocchi di cemento, ordinatissimo, citofoni e cancelli. Per accedere al portone di casa mia bisognava passare solo sotto l'occhio vigile del portiere dal nome insolito, Loreto, che però raramente fermava qualcuno. Adesso quella stessa entrata era serrata da un cancello. Era come se il disordine emotivo di quegli anni fosse stato di colpo scardinato da un portone di ferro e da una chiave ben posta. Eppure, non era così. Fu come una sensazione di gelo che mi assalì. C'era qualcosa di rotto in quelle strutture finalmente riparate. E in quel silenzio. Ma che cosa rimaneva di ciò che era stato? Ben poco. Il selciato vibrava sotto i miei piedi nel ricordo di eventi che non sarebbero più tornati. Alcuni bellissimi, altri meno, ordinari, normali. Girato l'angolo di via Diego Angel, mi trovai di colpo davanti a via Raffaele Calzini, un tempo via di Villa Fassini, dimora dei Conti Fassini, di fronte casa mia. Qui avevo vissuto con mia madre Anna e mio padre Marcello, per semplificare lo chiamerò d'ora in poi il comandante Guaglia, che per lunghi anni, a mia insaputa, è stato il pilota di Arafat. Come sembravano lontani quei giorni, quelle telefonate nel cuore della notte, allora senza senso. Invece, rileggendo gli appunti del comandante, tutto ciò man mano ha preso forma. Ripercorro la memoria di un lungo periodo di vita trascorso, per lui come una splendida e pericolosa avventura. Sebbene per Quaglia di avventura e questo accompagnare un capo di Stato ci sia stato davvero poco, rileggo i suoi appunti di quegli anni e di come la sua vita fu spesso appesa a un filo, di come la passione per il volo lo abbia condotto a portare personalità di primo piano, ma anche in che modo la sua irruenza lo abbia spesso portato a fare le scelte sbagliate. È un ripercorrere della sua vita e un po' anche la mia. Nato a via Columella nel 1936 al Quadraro, proprio di fronte all'aeroporto di Certocelle, mi parlò spesso di quando, da piccolo, si precipitò, come tanti altri romani di allora, all'interno dell'aerostazione per prendere mobili e altre cianfrusaglie che sarebbero stati utili per supplire ai rigori della guerra. Era il periodo di Roma città aperta, da poco libera dai tedeschi. I palazzi importanti, le case, gli istituti di colpo vennero abbandonati e i romani si avventarono su tutto quanto poteva essere loro utile. Mi ricordo che con un paracadute afferrato di corsa nella confusione del momento, mia madre e tutte le amiche del suo palazzo cucirono delle camicie di seta. Non avevano mai visto un tessuto così pregiato. Fu una grande festa. La famiglia Quaglia era arrivata a Roma con l'Unità d'Italia, seguendo in Savoia, visto che il Trisavolo, Isidoro Quaglia, era stato il barbiere ufficiale del re savoiardo. Non fu certo facile per quella famiglia piemontese, avversata dai papalini, imparare a vivere nella città eterna. Diversa la mentalità e anche il modo di vivere e lavorare, tanto che Isidoro divenne il presidente del primo sindacato dei barbieri romani, con sede in via Frattina, ancora oggi esistente e funzionante. Mio padre, nella sua voglia di arrivare, non è stato certo da meno. E forse la voglia di volare iniziò a serpeggiare proprio osservando, dal davanzale di casa, gli aerei che decollavano da Certocelle.